Bella a tutti ragazzi, l'Oxiuderone anche oggi qui con voi con un nuovo video di Clash Mini! Abbiamo visto nel video di ieri il primo aggiornamento di Clash Mini dove ci sono stati degli upgrade per quello che riguarda alcuni eroi e dei buff per quello che riguarda lo Shield Maiden e altre piccolezze. Mentre cerchiamo di trovare il nostro deck per il ladder, io il mio ce l'ho, ve lo farò vedere bene nel prossimo video. Oggi volevo parlarvi invece per farvi capire bene tutte le abilità che ogni minis ha a disposizione. Sono 20 i minis e 5 gli eroi, quindi siamo ancora nel pre-season 1, è buono capire correttamente in italiano quello che fa ogni eroe. Spero che questo tutorial vi interessi, mi raccomando un bel pollicione in su se vi piacciono i miei video di Clash Mini e aiutatemi a crescere su YouTube iscrivendovi al canale. Andiamo subito ragazzi allora dal cavaliere, una delle mie truppe principali. Prima abilità, la Chivalry, praticamente garantisce un blocco per quanto riguarda l'attacco da parte dell'attaccante per un breve periodo, quindi in poche parole non subisce danno. La Plate Armor, la seconda abilità, aumenta di 3 secondi la durata del blocco e poi riduce il danno. E poi il Mocking, ultima abilità, forza gli alleati vicini, forza i nemici vicini ad attaccare il cavaliere. Questa è comodissima, come vedete, in combo con altre truppe noi avremo la possibilità di essere attaccati. Se poi pensate che si può aggiungere anche la difesa dello scudo extra, diventa veramente esagerato. Cioè il cavaliere qua sta subendo da 20 minuti il danno e poi in realtà non aveva ancora subito nulla allo scudo. Il barbaro ragazzi, Rage, la furia che conosciamo già su Clash Royale, ogni attacco aumenta la velocità e può essere aumentato per 10 volte. Guardate il barbaro ragazzi che ha un attacco veramente devastante, ma permette di dimezzare in questo caso la vita degli avversari. L'Endless Rage, che praticamente va da sé, l'abilità numero 2, lui ha infiniti attacchi in rage ed è veramente fantastico. Il Critical Strike, l'attacco ha una piccola probabilità di fare un più 1 di danno. E per terminare, il Pride aumenta sempre di più 1 l'attacco per un breve periodo di tempo e poi riceve un boost extra dopo aver killato ogni nemico. Quindi guardate, il barbaro a livello 3 diventa veramente una macchina da guerra, si affianca sempre ad un altro tank. Miner ragazzi, lo conosciamo benissimo da Clash, Burrow, Tunnel on the back to your opponent's board, quindi lui alla prima abilità base può tranquillamente andare dall'altra parte. Questo è mega utile per togliere ad esempio gli Spergoblin, quindi i goblin lancieri che danno un sacco fastidio. Surprise, attacks gain backstab, l'attacco che lui fa andando dall'altra parte della scacchiera fa un più 1 di danno, quindi con 2 hit in teoria riesce a tirare giù ad esempio uno Spergoblin. Excitement, allora, si prende un bonus per la velocità di attacco per un breve periodo e un altro bonus che arriva dopo aver killato ogni nemico. Anche qui lo stiamo vedendo in aiuto appunto alle truppe che tankano on the line, quindi nel centro della scacchiera. Big Showell, invece, l'attacco colpisce i nemici più velocemente e come vedete, guardate, guardate, guardate ragazzi il boost sul miner che può attaccare. Considerate voi che con il miner da dietro e i nemici che stanno attaccando i vostri tank subiscono danni senza che il miner venga taggato appunto. Questo potrebbe essere strautile da giocare se ci mettete un bel tancone, quindi un Pekka, un Gran Cavaliere, uno Scheletro Gigante. I nemici attaccano, o un cavaliere normale, attaccano il vostro tank e il miner da dietro li martella. L'arciere, ragazzi, longbow, l'attacco colpisce il nemico più lontano in questo caso. Come vedete qua nella scacchiera, il nemico più lontano è la guardia a destra e quindi l'arciere può tranquillamente andare ad attaccarla. Archery, la prima abilità, fa 2 attacchi invece che 1 in poche parole, quindi attacks dell'additional target, quindi 2 invece che 1. Pride,
prende un più uno di bonus per un breve periodo e poi riceve un boost dopo aver killato un nemico. Quindi ogni nemico killato si riceve un upgrade alla velocità. E poi Rush, che è l'ultima abilità, la velocità di attacco è ancora più alta per un piccolo periodo di tempo e poi viene praticamente castata questa velocità appena inizia la battaglia, quindi ce l'ha praticamente da subito ed è comodissimo perché, come vedete, dà un supporto importante alle truppe. Spear Goblin, ragazzi, Spear Toss, fa una... Lui come abilità speciale ha quella di poter attaccare immediatamente ed infatti lo Spear Goblin si cerca di utilizzare sempre per eliminare le sue truppe che vengono lasciate al fondo della scacchiera. In questo caso potrebbe essere un arciere, potrebbe esserci un mago elettrico o un chissà che cosa, un bocciatore ad esempio. Lui tira ovviamente questa lancia che fa malissimo ed è la prima abilità. La seconda è la Strong Arm, come vedete più 3 di danno sul suo attacco. Poi c'ha il Pride, quindi riceve più 1 di attacco per un breve periodo e riceve un boost dopo aver killato un nemico, quindi anche lui può dare un super aiuto. Terza e ultima abilità, lo Stun Shot, che è veramente esagerato. Se voi lo riuscite a giocare bene, in questo momento state vedendo, è stato giocato davanti al peccone avversario, garantisce un effetto di stunning, quindi la truppa che rimane ferma sulla propria casella per 3 secondi. Veramente bellissimo come abilità, anche perché poi lui, come vedete, può dare una mano. Wizard, il mago di fuoco, ragazzi, Fireball, ovviamente lancia una Fireball che danneggia i nemici in un'area circoscritta. In questo caso è un quadrato di 3x3. L'Expone, ovviamente, la Fireball ha un'area più grande. Guardate, in questo caso viene fuori una X di 4x4. Ignite, la Fireball fa 2 danni bonus per 4 secondi. Guardate che devasto, colpisce praticamente tutte le truppe che si concentrano sui vostri tank. E poi Spicy prevents enemy healing for a short time, quindi riesce ad eliminare l'abilità dei giocatori, dei nemici avversari, di ricevere un bonus sulla salute. Quindi se l'avversario gioca per caso una Healing Heroes, che sono quelle truppe che danno appunto, che garantiscono la salute, con il mago di fuoco a 3 stelle, questa abilità è completamente eliminata. Ice Wizard, ragazzi, il mago di ghiaccio, Frostbolt, enemies hit become slow, quindi come lo sappiamo benissimo, il mago di ghiaccio permette di rallentare l'attacco principale dei nostri nemici. Chill, Frostbolt, allora, aumenta il rallentamento dei nemici e ovviamente i movimenti e l'attacco delle truppe avversarie sono diminuiti. Blizzard fa la stessa cosa ma anche sui nemici vicini, quindi come vedete in questo caso lui ne sta taggando 2. E poi c'è Lights Bomb, che io freeze nearby enemies for a short time, quindi riesce a ghiacciare i nemici e a frizzarli appunto per un breve periodo e prende un KO ovviamente se i nemici sono stati killati. Skeleton Guard, bellissima questa truppa, la utilizzo anche io nel mio deck. Shield Up, garantisce 6 punti shield per un breve periodo di tempo e vi garantisco che sono tantissimi, ragazzi. La Skeleton Guard è una delle truppe must to have nel deck. Iron Shield, ovviamente più 6 shield amount, quindi aumenta di 6 il suo scudo. Grow aumenta la velocità mentre è attivo lo scudo extra, quindi come state vedendo la nostra guardia sta attaccando molto più veloce nonostante abbia anche lo scudo attivo. E come ultima abilità sarà il quick action, adesso lo vediamo un attimo, ed eccolo qui. Riesce a castare lo Shield Up, quindi in questo caso ce l'ha attivo nel momento in cui inizia la battaglia. Giant Skeleton, andiamo avanti, lui ha ovviamente la bomba in mano, quindi drop a bomb that deals 3 damage in a large area, quindi quando lo scheletro gigante muore c'è una bomba che esplode lasciata per terra e danneggia un quadrato di 3x3.
Bigger Boom, ragazzi, la prima abilità, il danno della bomba fa più 2, quindi un danno di 5 ad ogni truppa presente nell'area. Blast Radius, Boom, l'Affex è ancora più largo, quindi l'area è ancora più grande, e poi il Flashbang, oltre ad avere un attacco più grande e più dannoso, stunna anche i nemici per 2 secondi, quindi Giant Skeleton, anche questo, se avete modo di potenziarlo, ragazzi, si rivelerà davvero devastante. Lumberjack, il boscaiolo, Rage Potion, ragazzi, lancia una pozione che velocizza la velocità degli alleati, quindi dei nostri minis vicino, per un breve periodo di tempo. Questa è la sua abilità classica. Poi ha l'abilità Splash, quindi l'area di utilizzo della pozione è molto più grande, come state vedendo. Potent, ancora di più, ragazzi, l'area della pozione, e come vedete sono sempre tutti in rage, quindi diventa super OP avere più di un minis che ha la possibilità di attaccare più velocemente. E il Quick Sip, praticamente subito appena inizia la battaglia lui può utilizzare l'abilità. Mini Pekka, conosciamo benissimo anche lui, Shining Blade, ovviamente, l'attacco ha una piccola chance di fare un per 2, quindi anche lui super comodo da utilizzare come mini tank. Hack Hack, la prima abilità, la chance, ok, raddoppiata la chance rispetto all'abilità precedente. Drain, riesce a far perdere energia ai giocatori avversari, ai nemici avversari, quando vengono attaccati. Questo è utilissimo per evitare che la nostra truppa davanti avversaria possa utilizzare la propria abilità speciale. Veramente super comoda come cosa. Immaginate che un Healing Ranger non possa curare, immaginate che un Mago di Fuoco non possa tirare la Fireball gigante, un Giant Skeleton non possa rilasciare la sua bomba che fa più danno, e così via. E poi, per terminare, l'ultima abilità, che è il Pride, prende più 1 di attacco per un breve periodo, e ovviamente il boost lo riceve anche quando killa un nemico, quindi diventa veramente devastante. Dart Goblin, ragazzi, il cerbottaniere, Dart Master, ogni attacco velocizza la velocità di attacco fino a 10 volte, quindi più attacca più è veloce ad attaccare. Mamma mia, ragazzi, il Dart Goblin è incredibile. Rhythm, praticamente il bonus della velocità di attacco in realtà è infinito, quindi continuerà finché non verrà killato ad attaccare velocemente, e questo è mega interessante per cercare di proteggerlo. Guardate che velocità che aveva. Stun Shot, ovviamente, l'attacco ha una piccola possibilità di stordire il nemico avversario. E poi Pride prende un più 1 di attacco per un breve periodo e riceve il boost dopo aver killato un nemico. Guardate il Dart Goblin, che è un mitragliatore, mamma mia! Bowler, il bocciatore, ragazzi, Strike, praticamente lui come abilità di base lancia una pietra, lo sappiamo benissimo, da Clash Royale, che può stunnare e ovviamente riportare indietro determinate truppe, arriva fino all'altra parte della scacchiera, quindi una mossa da giocare in maniera molto intelligente per aprire bene il proprio game. On a Roll, praticamente ha un'abilità maggiorata della sua abilità base, lo Strike, quindi può colpire più truppe, stunnarne di più. Crushing aumenta la velocità di stordimento, che è di 3 secondi, e come vedete guardate quanto rimangono le truppe stordite senza muoversi sull'area di gioco. E chiude con l'abilità Damage, praticamente aumenta di 2 il bonus di attacco delle abilità che abbiamo visto fino adesso. Healing Ranger, una delle truppe più incredibili se utilizzate correttamente. Healing Spear, la sua abilità di base, riesce a lanciare una lancia magica che dà 4 di vita extra ai nostri alleati. È veramente fortissima come supporto. Strong Dose, la prima abilità, praticamente dà più 2 alla lancia magica, quindi riusciamo a dare un più 6 di bonus ai nostri alleati. Extra Dose, l'effetto della lancia magica copre un'area un pochettino più grande, quindi cura più alleati. E poi Inspire, l'ultima abilità, incrementa la velocità dei nostri alleati per un piccolo periodo, ovviamente continuando a curarli con un più 6. Davvero, davvero incredibile.
E per andare avanti con l'ultimo, il penultimo mini, la Valchiria, mamma mia, che ha l'Axstorm. L'attacco della nostra Valchiria danneggia ulteriormente i nemici che sono nelle vicinanze. Come vedete, colpisce un'area circa di 3x3. Frenzy, il primo suo attacco, ogni volta che si attacca un avversario può aumentare la sua velocità di attacco fino a un massimo di 10 volte. Humble, che è la seconda abilità, prende un bonus sulla vita per 3 secondi di 6 HP e prende anche un boost della velocità ogni nemico che riesce a killare. Quindi guardate che devasto ragazzi, più 2 ogni nemico che killa. E per terminare con Rush, l'ultima abilità, nuovamente la velocità è incrementata ancora di più e soprattutto inizia subito, quindi a 3 stelle la Valchiria ha subito disponibile questa abilità che vi permette praticamente di avere un attacco veloce incredibile. Ma arriviamo al P.E.K.K.A. ragazzi, una delle truppe che sto utilizzando più frequentemente nel deck ragazzi, Peccone, Heavy Blade, l'attacco ha la possibilità di avere un per 2 di danno con una piccola chance, quindi Peccone che però ha tanti di quei punti salute che sono davvero devastanti. Humble, la prima abilità, il bonus del danno diventa un per 3, mamma mia ragazzi, per 3 di danno. Armor, riesce ad avere uno shield extra per un piccolo periodo di tempo, riceve subito questo bonus appena inizia la battaglia e poi riduce il danno che subisce di 1. Quindi diventa davvero indistruttibile. E manca ancora Breaker, che è l'ultima abilità, dove prende un più 6 di vita per 3 secondi e riceve questo bonus appena killa ogni nemico. Il Magic Archer, ragazzi, un'altra truppa scomodissima ma fortissima, che ha ovviamente la Magic Arrow, quindi la freccia magica, come prima abilità, dove riesce ad attaccare praticamente tutto ciò che è sulla sua linea di tiro. In questo caso stava colpendo 4 truppe al costo di un attacco. Steel Tips, la prima abilità, aumenta di più 1 il danno della sua freccia magica, quindi molto semplice. Drain, che è invece la seconda abilità, intanto guardate che devasto che fa con la freccia che subisce, che riesce a fare più danno. Magic Arrow prende un più 2 nell'area in cui può colpire e poi riesce a togliere l'energia della truppa nemica ogni volta che viene colpita, quindi risulta impossibile per i nemici riuscire a utilizzare le proprie abilità. E Shatter, la terza e ultima abilità, riesce a prendere un per 3 di danno allo scudo, oltre che a togliere la possibilità ovviamente di recuperare energia e per i nemici risulta appunto impossibile riuscire ad utilizzare le abilità speciali. Guardate che devasto l'arciere magico a livello 3. E andiamo avanti, vediamo se riusciamo a vedere anche il Battle Healer, la truppa da cura che si gioca però sulla parte centrale della mappa. First Aid è la sua abilità di base, quindi riesce a curare per 6 punti salute i suoi compagni di squadra. Abilità di base. Poi c'è Triage, che è la prima delle abilità, intanto stiamo vedendo come funziona l'abilità. Prende un più 4, quindi cura fino a 10. Aura, riesce ad aumentare l'effetto in un'area più larga dell'abilità e quindi un più 10 ad altre truppe vicino, tantissimo. E poi Cheer, gli alleati ricevono insieme all'abilità anche un più 1 di energia, questo vuol dire velocizzare i propri attacchi speciali, incredibile, incredibile, guardate sul campo da gioco, mamma mia. Che devasto il Mega Knight, ragazzi! Il Gran Cavaliere Skyfall riesce a stordire i nemici che sono sulla sua linea di tiro, in questo caso in un'area di 3x3. Come vedete c'è un piccolo lasso di tempo dove sono storditi. Slam, la prima abilità, aumenta di 2 secondi la durata dello stordimento per i nemici che sono nella sua area
del 3x3. Earthquake, quindi il terremoto, aumenta l'area. Guardate che roba, è un 5x5, incredibile. E lo Shockwave riesce, oltre ad averli attaccati, a ributtarli indietro, quindi permette poi di avvicinare i nostri tank per attaccare anche eventualmente le truppe che sono in difesa. Mamma mia! Mamma mia ragazzi, quanto è forte! Electro Wizard, una delle carte più rotte di Clash Mini. Zap, la sua abilità principale, danneggia e stordisce due nemici. Questa è la base del suo attacco. Incredibile ragazzi, ma guardate semplicemente alla prima abilità, l'abilità Fork, che adesso vedremo inquadrata fra pochi secondi, riesce a fare la stessa cosa fino a 4 nemici contemporaneamente. Incredibile. Drain riesce a prendere un più 4 nella dissipazione del suo attacco e riesce a togliere l'energia alle truppe nemiche quando vengono attaccate, e l'Electrocute aumenta di 2 la durata dello stordimento alle truppe attaccate. Electro Wizard veramente devastante. Ragazzi, queste erano tutte le abilità dei nostri minis di Clash Mini. Io spero che il video vi sia piaciuto e vi sia servito per capire un po' meglio come funzionano i nostri piccoli eroi. Vi ringrazio per averlo guardato, mi raccomando, un bel pollicione in su, aiutatemi a iscrivervi, o meglio, aiutatemi a salire con gli iscritti nel canale YouTube. Noi ci vediamo al prossimo video di Clash Mini! Ciao!